Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Garden West. In questo nuovo capitolo sulla coltivazione indoor ci occuperemo della CO2, o se preferite dell'anidride carbonica. L'anidride carbonica insieme alla luce è l'elemento fondamentale per la fotosintesi clorofilliana e quindi per permettere alla pianta di produrre l'energia necessaria a diventare più grande, più forte e più resistente. E diciamo che in una coltivazione indoor, in una serra chiusa, le piante tramite la respirazione cellulare consumano appunto l'anidride carbonica e producono ossigeno. Se non abbiamo un buon ricambio di aria, le piante satureranno l'aria di ossigeno rendendo più difficile la respirazione e quindi con conseguente perdita di produttività. Diciamo quindi, come abbiamo appena detto, che una buona reazione è la base per evitare che le piante finiscano l'anidride carbonica a disposizione. Però abbiamo anche degli elementi che ci consentono di aggiungere l'anidride carbonica all'interno dell'agrobox, favorendo quindi l'attività di fotosintesi. Questi pratici modi per produrre l'anidride carbonica sono o le tabs, che diciamo sciolte all'interno di un bicchiere d'acqua, qua viene consigliato di mettere un bicchiere per ogni due piante, producono l'anidride carbonica per circa un paio di ore. Diciamo che quando le utilizziamo ci conviene spegnere l'aspiratore in maniera tale che appunto l'anidride carbonica prodotta non venga subito dispersa ma venga assimilata dalle piante e quindi ci dia un risultato diciamo immediato ma poco rilevante. Poi abbiamo il micelio. Il micelio diciamo a contatto con l'aria produce CO2. Quindi aprendo questo tappo diciamo che facciamo rilasciare la CO2 all'interno dell'agrobox. Questo va tenuto in alto in quanto la CO2 è più pesante dell'ossigeno e quindi tende già di suo ad andare verso il basso e ad andare quindi a nutrire le piante. Questi due diciamo sono metodi un po' artigianali, mentre poi abbiamo un metodo un po' più professionale con la bombola apposta con la CO2 sotto pressione. Iniziamo col dire che appunto c'è dentro la CO2 sotto pressione, quindi è abbastanza importante maneggiarla con delicatezza. Tramite il manometro e questo tubicino facciamo in modo di far arrivare la quantità di CO2 desiderata all'interno dell'agrobox. Diciamo che per utilizzare un metodo così professionale ci conviene comunque avere un misuratore di CO2 che ci dà la quantità esatta di parti per milione, scusate, di CO2 all'interno dell'agrobox e quindi ci consente di dosarne l'apertura e la chiusura. Questo per evitare di intossicarci, perché la CO2 non è pericolosa in quanto infiammabile, ma è pericolosa in quanto tossica in quantità elevate per l'uomo. E quindi niente, diciamo che utilizzando la CO2 si otterranno immediatamente dei risultati visibili in termini di quantità e produzione, perché come dicevamo prima le piante utilizzano l'anidride carbonica per diventare più grandi e più forti. È un po' come uno sportivo che va in montagna per ossigenarsi, diciamo che poi quando torna a livello del mare ha più ossigeno nel sangue, anzi ha la possibilità di assimilare più ossigeno nel sangue e quindi di avere prestazioni migliori. Per qualunque chiarimento o dubbio, comunque scriveteci sul nostro canale YouTube oppure venite a trovarci in negozio. Ciao a tutti ragazzi, a presto!